Allora, mi devi... allora, Paolo Zanzi, tu hai letto il soggetto di Perbacco Sì. e sei venuto qui a dirmi che cosa ne pensi, Sì, giusto? Ok, non mi pensavo che stavi fosse italiano. mostrando un disegno. Sì, ti stavo mostrando un disegno. E qui c'è la mia cassatina intelligente che è la firma disegno, disegno firma. Quindi a sto punto lo lascio qui. Come Benissimo. omaggio Sanziano, Benissimo. con Lo data, metterò agli con atti. data 10 maggio 2017, Fantastico. mentre invece non so quando avevo fatto. Ma ne ho fatti altri, ma poi è venuto male la camicia. Ascolta Zanzi, ma io a te nel mio film ti voglio, perché tu sei un personaggio che ha qualche cosa di acceso dentro, quella leggera follia infantile, Certo. magica, impagabile, Peter Pan. che io voglio sfruttare perché io sono un vampiro. Sì. Per cui tu hai una faccia che intriga da morire, una lucidità e una memoria quasi autistica, ricordi particolari, date che risalgono a 40 anni fa, forse anche di Certo, più. Bene, veramente. allora siamo a posto per la registrazione dell'impressione che tu hai avuto della lettura di Perbacco. Sì. Mi è sembrato molto affascinante perché un po' alla volta i personaggi principali cominciano ad emergere lentamente. Inoltre, molto bella l'idea anche dei tre soldati, di cui uno è praticamente il giustiziere del Cristo. E semplicemente, dicendolo in quattro parole, ho pensato, l'avevo scritto nel fogliettino, alla fine, che questa cosa qui, pensando non al Vangelo secondo San Matteo, ma alla ricotta, sarebbe piaciuta a Pasolini. Cioè, ci ho trovato, e inoltre, mentre leggevo, lo vedevo come, io che non ho mai usato la telecamera a mano, come se avessi la telecamera a mano, ipoteticamente, e filmassi le immagini, filmassi gli ambienti, l'osteria, gli spazi, l'incontro da molto lontano con quella che taglia la testa Salomè. Salomè, sì, quindi l'ho trovato molto interessante e ho impiegato qualche giorno così, però ho trovato bello perché mi ha coinvolto a livello emotivo, l'ho trovato molto bello nei dialoghi, molto seducente, molto lirico e direi anche affettuoso verso la dimensione del Cristo. Ecco perché mi è venuta in mente la dimensione di quel personaggio che è della ricotta, che mangia, 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 poi crepa, che secondo me è un film molto bello, oltretutto geloso può essere. Sì, vero. Ok, finisco qui la ripresa. Ok? Sì. Grazie Paolo, alla Ah, prossima. sì. Ok, adesso vado via.